ti ringrazio di quello che hai detto, perché è proprio un po' quello che stiamo cercando di fare dall'inizio dell'anno, al di là di tutti i complimenti che devo fare ai ragazzi, direi che la cosa più importante, anche diciamo in una situazione non facile, che è una retorica ovviamente dirlo oggi, ma insomma, per noi Alex è un giocatore importante, una situazione non facile è cercare di fare le cose più semplici e cercare di continuare a fare per 40 minuti, tant'è che nelle pause che abbiamo avuto, nelle piccole pause che abbiamo avuto, abbiamo proprio commesso qualche errore in questo senso, cercando di fare qualcosa che era fuori un po' dal canovaccio che avevamo preparato. Direi un ottimo primo tempo in generale, cioè come partita, dove non siamo riusciti a difendere bene nel primo quarto, siamo un po' cresciuti poi alla distanza, e direi appunto questa linearità anche nel secondo tempo che ci ha permesso di fare le cose anche abbastanza semplici e di portare in porto una partita che noi temevamo tanto, un po' per lo spirito che avevo visto nell'ultimo tempo della Viola, un po' per, ovviamente per rispetto anche di una squadra seppur in difficoltà che ha tante caratteristiche che ci potevano mettere in difficoltà, e quindi siamo contenti, siamo molto contenti, perché in settimana avevamo parlato tanto di questa partita e siamo riusciti a fare quello che pensavamo, e veramente complimenti ai ragazzi. Dove vuoi arrivare il suo drottone in chiave playoff? Sì, adesso possiamo parlare di playoff, ma lo dico perché poi l'ultima partita il collega si è permesso di commentare quello che avevo detto. Adesso possiamo parlare di playoff. Io dico, noi abbiamo sempre vissuto la giornata ed è stata un po' la forza, ma senza dover nascondere niente, io non voglio nascondere assolutamente niente, ho semplicemente detto che tanti giocatori di questa squadra sono giovani, tanti giocatori di questa squadra sono qua perché hanno una grande fame ed è questa la nostra motivazione principale che si sta facendo fare questo campionato. Per cui non vogliamo far problemi a lungo termine. Adesso che siamo nel playoff, io dico, non cambierà la mentalità. Ne parlavo adesso col preparatore, faccio un esempio, abbiamo fatto 2 ore di atletica al campo sportivo martedì mattina, la faremo anche questa settimana, ma perché è un po' la mentalità che si è costruita fin dall'inizio, e ovviamente tutto questo è merito dello staff, è merito dei ragazzi e di un gruppo che anche nelle difficoltà ha sempre agito nella maniera giusta. Non abbiamo mai avuto obiettivi così diciamo importanti, però è chiaro che facciamo anche fatica a dire adesso fermiamoci un attimo, vogliamo continuare a correre anche nei playoff, a provarci, soprattutto pensando allenamento per allenamento, neanche partita per partita. Tanti noi all'arco, da una parte e dall'altra, questa è stata la chiave della gara senza ombra di dubbio. Fondamentalmente avete vinto perché è il bello di meno? No, io penso che la chiave della presa è stato il ritmo, soprattutto nel terzo e nel quarto quarto. Noi abbiamo sbagliato tanto e abbiamo anche concesso effettivamente qualcosa di troppo sul perimetro. Però ne abbiamo parlato tra il primo e il secondo tempo, dove a livello statistico emergevano i 9 rimbalzi d'attacco di Reggio Calabria, e abbiamo cercato di adoperare qualche accorgimento diverso per tenere i nostri lunghi dentro l'area, concedendo forse un po' troppo rimbalzi al tiro da 3 punti. Siamo stati bravi a essere equilibrati, magari non abusarne troppo, anche se effettivamente sono stati tanti tiri per quello che è la nostra mente.